prima di iniziare questo video, come sempre, vi ricordo di spolliciare, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere tutte le novità di Phoneblog Italia. Oggi, grazie agli amici di Kiwi Time su AliExpress, vi lascio il link in descrizione a questo video. Ecco il nuovo dispositivo clone, finalmente l'MT8. In tanti avevate chiesto di provare questo interessante dispositivo che ha delle novità. Intanto ve lo unboxo, perché all'interno, oltre al nostro ovviamente dispositivo, il nostro smartwatch clone e cinturini, cinturino sostituibile, vi ho un pochettino di manualistica inglese e cinese, dove si può andare a scaricare l'applicazione Mass Wear sia per Android sia per iPhone, poi ne parleremo meglio, e vi è il cavo di ricarica, la solita basettina magnetica. Ma qui c'è la prima novità, perché finalmente questo clone è il primo clone compatibile con la certificazione QI, ossia può essere tranquillamente ricaricato su basette dual channel di ricarica wireless, quindi le comuni basette, quelle che, come servendo il video, si comprano tranquillamente su Amazon. Descriviamolo esteticamente: alle fattezze di un 45 mm, quindi abbiamo delle misure abbastanza generose. Non ho trovato la variante da 40 mm attualmente in circolazione, è un display da 1.95 pollici, bordi ovviamente stondati come si usa adesso, ecco, sull'Apple Watch, con TFT con risoluzione 400x480, buona anche la luminosità, solamente manuale, anche all'aperto sono riuscito tranquillamente a usufruire di tutti i contenuti multimediali con questo watch. Abbiamo un Corning completamente in metallo, abbiamo la rotellina, pulsantino che ci rimanda al drawer delle applicazioni, quindi si esce, si entra dal drawer delle app, la rotellina che accende e spegne lo schermo ed è ruotabile, quindi funziona la Digital Chrome. E qui c'è la seconda novità in questo watch, ossia hanno inserito finalmente un feedback aptico della vibrazione. Ora voi non potete sentirlo ovviamente attraverso il video, ma non si sentirà più quel click fisico dei vecchi dispositivi, cioè vecchi insomma, dei modelli precedenti cloni. Qui abbiamo un feedback aptico della vibrazione quando andiamo a muovere la rotellina ed è stata aumentata tantissimo la fluidità. Nella parte opposta e vi è anche il microfono, nella parte opposta invece vi è lo speaker, perché lui comunque, ragazzi, telefona Bluetooth da buon clone. La parte posteriore è in vetro e vi è la sensoristica, una sensoristica in grado di misurare cuore, ossigeno del sangue, minima e massima, quindi fa anche un pochettino queste misurazioni. Ci sono anche gli esercizi di respirazione all'interno. Le misurazioni sono, quelle del cuore, sono abbastanza, tra virgolette, attendibili. Ossigeno del sangue, bisogna stare un pochettino più fermi, magari ripeterla, e si avvicina, ecco, al nostro saturimetro da dito. La minima e la massima è soltanto marketing. Un'altra novità è il vetro di protezione, perché hanno inserito un vetro di protezione con resistenza 9H, quindi un vetro che non è certificato, non è Gorilla Glass, ma è un vetro che è più resistente ed ha un'altra novità. Quindi vedete, ci sono delle novità in questo clone, ossia l'angolo di visione. Normalmente inclinando i classici cloni si va sempre a perdere un pochettino di visibilità, adesso invece ruotando il nostro watch si riesce a avere molta più angolo di visione. La CPU all'interno è l'FR5082, quindi di ultima generazione. Abbiamo un Bluetooth 5.0 e una batteria da 380 mAh. La casa dichiara 7 giorni di utilizzo. Io a una settimana non sono arrivato, ma sicuramente va molto meglio dei classici 2-3 giorni dei cloni provati, ecco, dei modelli precedenti a questo. Quindi quei 3-4 giorni si riescono a fare. Poi dipende dalla quantità di chiamate, dalla rotazione del polso, dalla luminosità, insomma, e dalle notifiche. Quindi in base all'utilizzo arrivano notifiche di applicazioni, e qui c'è una differenza tra i due sistemi operativi. Lui, come vi ho detto prima, tramite l'applicazione Mass Wear è compatibile sia con Android sia con iPhone, applicazione che ci permette di ripescare i nostri dati, sonno, passi, cuore, devo dire i dati abbastanza precisi per la categoria clone, e di settare tutto l'orologio. Ma su Android sarà possibile settare le applicazioni da una lista non corposa, comunque si può dare una spunta. Su iPhone no, perché dopo l'ultimo aggiornamento di Mass Wear, appunto su iOS,
è sparita la funzione delle notifiche. Quindi io pensavo non arrivano le notifiche, invece arrivano tutte le notifiche. Non arrivano gli SMS su questo watch, quindi non sono riuscito a far arrivare, ecco, gli iMessage, comunque gli SMS di Apple, e la notifica della chiamata avverrà solo quando abbiamo la seconda connettività accesa, perché con una seconda connettività, devo dire, abbastanza basilare, state vedendo anche le impostazioni per farlo, è davvero molto semplice. Abbiamo un interruttore nella tendina delle notifiche che si trova dal basso verso l'alto. Questa funzione con la piccola B, una volta connesso e attivata, tutto l'audio multimediale uscirà dal nostro watch, quindi e anche le chiamate. Quindi sarà possibile effettuare chiamate dal tastierino numerico, da una rubrica personalizzata, ricevere tutte le chiamate. Il nome non uscirà del chiamante a meno che non sia inserito nella rubrica personalizzata. Lui è certificato IP68, quindi un IP68 reale, perché oltre ad averlo bagnucchiato, sudicchiato, sciacquato sotto la fontanella, l'ho lasciato anche per sessioni di 10, 15, 20 minuti in un bicchiere d'acqua, non tanto profondo, comunque è rimasto a mollo. E devo dire che non si è rovinato neanche lo dallo speaker, l'entrata comunque acqua sullo speaker, ma la guarnizione ha retto e le telefonate anche dopo l'immersione hanno funzionato. Quindi ragazzi, comunque evitate l'acqua del mare, saune e docce. Il software è abbastanza basilare, quindi si abbassa la tendina e invece dei toggle, che come visto prima sono dal basso verso l'alto, abbiamo quattro giochi, perché ci sono quattro giochi: le automobili da corsa, gli aeroplanini da battaglia, una sorta di Sudoku e Flappy Birds. Giochi che vanno bene per, ecco, 10 minuti mentre si aspetta il tram in metro, si può fare, o la fermata dell'autobus, si può fare una partitina dal nostro watch. Il menu invece laterale è personalizzabile, ci sono delle skin da utilizzare e anche si può anche interscambiare l'ordine. Ora io metto qualcosa, vedete, qui si può interscambiare l'ordine dei nostri widgettoni. Vi è anche il super widgettone laterale, anche vedete, con le ultime applicazioni aperte, ci rimanda al meteo, ci rimanda alle solite funzioni di questo watch che troviamo tutte inserite nel drawer delle app diviso in, vi sono alcune modalità di UI, bellina anche quella in stile Windows Phone, se non vi piace questo vi sono quelle classiche in stile Android, poi si può tranquillamente muovere il tutto attraverso la rotellina con questa simpatica vibrazione, con questo feedback tra virgolette aptico. Per il resto è molto semplice, all'interno troviamo le solite funzioni, si fanno ripescare un po' tutto quello che c'è, come la calcolatrice, il calendario, insomma il time, una sorta di cronometro, credo che sia proprio un cronometro, il meteo e le varie misurazioni. Lui è in grado di monitorare anche alcuni sport, vi sono delle nuove grafiche come un po' in quasi tutti i minuti questo orologio, quindi belline anche le animazioni come per le attività sportive. Ovviamente non c'è GPS, sarà una rilevazione amatoriale, i passi sono un filo sovrastimati, mentre diciamo, insieme alla distanza percorsa, mentre sonno e calorie bruciate, grosso modo ci siamo. Lui è dotato di NFC, ma vi stoppo subito ragazzi, perché i pagamenti sono solo su Alipay, quindi solo in Cina, e dalle applicazioni, queste global, non compare la voce per sincronizzare la funzione NFC. Quindi presumo che funzioni solo in Cina. Amici FonBlog Italia, chiudiamo questa recensione. Questo clone mi è piaciuto per l'aggiunta di quelle funzioni, ecco, che mancano su modelli anche più belli di lui, come provato in passato il CV27 Max, sicuramente un clone
più bello esteticamente, ma qui abbiamo il feedback aptico della vibrazione sulla rotellina, la possibilità di caricare il nostro watch su una qualsiasi basettina. Si possono cambiare anche qui i cinturini, i pulsanti di sgancio sul retro, ragazzi, sono finti, quindi non vi preoccupate, avrà la solita tecnica, quindi non mettete cinturini originali, ma sono riuscito tranquillamente ad usarlo. Anche la batteria è leggermente migliorata. E il display, devo dire, è bello che luminoso. Quindi, se cercate un clone più fresco anche a livello di menu, questo può essere sicuramente la scelta adatta. Io ringrazio KiwiTime per questo sample in prova. Vi lascio tutti i link in descrizione a questo video. Vi ricordo di spolliciare, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere tutte le novità in arrivo di Phoneblog Italia. Ovviamente passate anche a trovarmi su Telegram, ho un canale gratis, delle offerte, tech.offerte, con tanti codici sconto. Noi ci vediamo ad un prossimo video e come sempre grazie per il vostro tempo. Ciao!